Mister Iori, è arrivata questa sconfitta per 2-1 al termine di una partita piuttosto nervosa, qualche espulso, parapiglia finale, insomma, cosa è successo? Una partita di calcio che qualcuno magari ha interpretato in un certo modo e qualcun altro ha cercato di giocare, perché secondo me i ragazzi oggi hanno cercato non bene, sicuramente da rivedere tantissime cose e di conseguenza questa è una questione interna con il gruppo squadra durante la prossima settimana da analizzare, però comunque abbiamo cercato di giocare. Gli altri hanno mai tirato in porta, hanno vinto 2-1. Perché ha fatto gol su due piazzati, di cui il primo un rigore, eravamo molto lontani, quindi non voglio commentarlo, però sicuramente un errore individuale nostro, e anche il secondo, una palla messa in mezzo a tempo fondamentalmente già scaduto, che nessuno penso che abbia o toccato, comunque si è infilato sul secondo palo, senza secondo me giustificazione, senza giustificazione. Voglio solo semplicemente dire partita nervosa con qualche espulso, parlo della nostra espulsione, è assolutamente un abbaglio della terna, perché se qualcuno vuole vedere le immagini e se qualcuno anche dei direttori volesse vedere le immagini, il fallo l'ha commesso il 5 e Dodi ha semplicemente spostato il 5, solo che il 5 magari un po' più esperto come il resto della loro squadra, perché la loro squadra oggi è venuta qua per vincere la partita e non a giocare a calcio, cosa che invece noi abbiamo cercato di giocare a calcio per vincere la partita. Non ci è riuscito questo, abbiamo perso, dobbiamo crescere. Dicevi alla vigilia ieri che loro hanno un tasso di esperienza maggiore, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti e anche qualcuno in difesa. Credi che appunto anche questo possa aver influito? No, nel senso che il loro gioco era una palla su Fasolo, il numero 11 loro, quello appunto della prima squadra, o spizzicata su Puschet, l'altro attaccante. Non hanno assolutamente mai infastidito Adorni, se voi guardate sempre le immagini, su palla in movimento. Ci hanno sicuramente messo in difficoltà, allungato la squadra e quindi non concesso una facilità di impostazione di giocata come magari è stato delle altre volte. Però a livello di conclusioni io non ne ricordo, o comunque non ne abbiamo, parlo di conclusioni su gioco, non ne ho appuntata neanche una. Chiaro che sono stati più esperti di noi nel finalizzare o nel portare a casa questo risultato con il minimo sforzo, perché se qualcuno guarda le sostituzioni, loro quando sono andati in inferiorità numerica, la prima mossa che hanno fatto è stata quella di mettere su due difensori. Giustificato o non giustificato, comunque era chiaro e netto il loro, chiamiamo così, intento di non perdere la partita. Noi quando è stato espulso Dodi, non abbiamo assolutamente fatto questo, anzi abbiamo continuato a giocare e forse è il nostro errore, nel senso che magari lì ci si sarebbe dovuti accontentare del punticino, ok, e magari di non commettere quella punizione a tre quarti campo, che sappiamo perfettamente che nel calcio di adesso tante volte sono più queste mischie che portano i risultati rispetto a una ricerca del gioco. Mister, appunto, una giornata non positiva come quella di oggi, le è piaciuto però l'impegno dei ragazzi? Sì, però deve essere un impegno diverso. Deve essere un impegno, ripeto, facciamo la primavera, quindi l'impegno solo di passione e delle volte non è sufficiente. Deve esserci, oltre che la passione, deve esserci anche, come posso dire, la qualità e l'attenzione, perché comunque non posso dire che non ci sia stato l'impegno. Anzi, i ragazzi hanno corso, ci hanno dato, non abbiamo approcciato molto bene il primo tempo, perché sicuramente eravamo abbastanza, come posso dire, in difficoltà dal punto di vista della tranquillità, della fluidità della manovra, e quindi questo non doveva accadere, però ci sta. Il secondo tempo abbiamo fatto, secondo me, sicuramente meglio, soprattutto dopo che siamo andati in svantaggio, abbiamo avuto un'ottima reazione e abbiamo continuato a spingere fino in fondo. Però oltre il cuore ci vuole anche la testa, e questo faccio un esempio: gli ultimi 5 minuti dovevamo essere un po' più attenti, perché ripeto, questa calcio da fermo, questi calci piazzati sono troppo importanti per essere causati se proprio non ce n'è la necessità. Cioè, il primo gol sul rigore, abbiamo perso una palla in uscita sulla tre quarti campo, siamo riusciti ad andare a commettere un fallo con la difesa fondamentalmente tutta piazzata, quindi cioè, bastava o basterebbe un po' più di attenzione e forse magari queste cose qua non si commettono.
Però, ripeto, quello che noi cerchiamo di fare è quello di cercare di giocare, di portare a casa un risultato attraverso il gioco. Oggi probabilmente avessimo rinunciato a questo, forse la partita non la perdevamo. Però la strada pensiamo che sia questa e quindi continueremo, penso, fino in fondo con questo atteggiamento. Faccio un'ultima domanda. Le 2 settimane, 10 giorni di non partite, diciamo, possono aver influito, diceva lei, sulla fluidità della manovra, magari anche il boost, magari della fiducia dei ragazzi dopo risultati positivi che erano arrivati prima della sosta? Questa domanda è una classica domanda che si possono fare tutti e non vi do una risposta perché ognuno ha la propria. Dobbiamo assolutamente dire che non è così, cioè non è accettabile non deve essere una giustificazione e non lo voglio che sia. Quindi ognuno può dare una risposta personale e a questo perché sicuramente 3 settimane, perché 2 weekend più la settimana in preparazione di non attività agonistica sono un dato oggettivo, però non deve assolutamente essere una giustificazione del fatto che non sei stato particolarmente fluido nella prima parte della partita. Perfetto.